Online il 90% dei contenuti è creato dal 10% degli utenti. Queste persone sono gli influencer. Quando si accede alla rete per avere un'informazione, si accede a un'informazione che di solito è integrata dall'influencer o è creata direttamente dall'influencer. Queste persone in modo diretto o indiretto gestiscono le comunità online. Per parlare della loro età, circa metà hanno meno di 22 anni, gli studenti sono il 40%, la maggior parte degli influencer sono uomini, il 60%, e molte delle persone che accedono alla rete come influencer, quindi per pubblicare dei propri contenuti, sono persone che hanno una derivazione professionale o artistica o tecnologica. Gli influencer agiscono dove ci sono interazioni, quindi nell'ambito delle comunità online. Queste comunità hanno una suddivisione al loro interno per cinque tipologie, cioè la vicinanza, quando si creano dei gruppi fisici attraverso la rete, come avviene per Meetup, attività in comune, quindi creazione di conoscenza, come avviene per Wikipedia, la condivisione di stessi interessi, quindi la costruzione, per esempio, di informazione su YouTube verticale, che può essere legata all'arte piuttosto che a un'informazione, che so, di carattere storico. Le competenze, come avviene per alcuni social network professionali, per esempio LinkedIn, che è indirizzato in particolare a professionisti, e alle connessioni, cioè io sono connesso con una persona, questa è connessa con me, insieme siamo connessi con una terza persona, a una quarta, una quinta, come avviene nei social network come Facebook e MySpace. All'interno di queste cinque tipologie di comunità online agiscono gli influencer. I contenuti che vengono generati dagli influencer ovviamente spaziano per tutte le tipologie di contenuti pubblicabili online. I più importanti sono i video, che sono il 94%. Seguono gli articoli sui propri blog, i blog personali, con il 92%. La recensione di film o di comunque libri o di qualunque prodotto editoriale con l'89%, poi una domanda e una risposta intorno all'80%, sotto questo limite ci sono comunque intorno al 70% commenti e aggiornamenti delle proprie aree in un social network come può essere Facebook. Va sottolineato che gli influencer pubblicano un contenuto di questa natura più di una volta al giorno. Un prodotto o un servizio online è fortemente influenzato dall'opinione dei cosiddetti influencer, molto più per esempio dalla promozione diretta o dalla ricerca che viene creata dalle società con forti investimenti. Se pensiamo per esempio a un prodotto di elettronica, il 60% dei cosiddetti degli acquisti online viene orientato all'influencer. Quindi se per esempio il prodotto di elettronica viene osteggiato l'influencer non viene venduto online. Ci sono percentuali molto alte per prodotti simili, per esempio la vacanza è influenzata dal 52% degli influencer, i film che uno andrà a vedere dal 48%, fino ad arrivare intorno al 40% con la propria auto, il prossimo lavoro o il ristorante in cui andare a cenare la sera. Gli influencer vanno valutati dalle aziende come asset strategici, perché il valore di un'azienda è nella vendita di prodotti e servizi, questi prodotti e servizi si stanno spostando sempre più online e gli influencer determinano la vendita di questi prodotti e servizi. Quindi senza una regia, cioè quindi senza un'attenzione, che può anche essere nel dare agli influencer informazioni sui prodotti o sui servizi in tempo reale, e soprattutto oggettivi, quindi non legati a una promozione indipendente dal valore reale del prodotto, una società può ottenere scarsi risultati. L'influencer è un asset aziendale, senza l'influencer non si può vendere. C'è una statistica molto interessante per le cosiddette mamme online: il 96% di tutte le mamme online che effettuano un acquisto negli Stati Uniti è influenzato dalle opinioni di altre mamme online, che sono le mamme online influencer.